parliamo di bellezza, lo facciamo dal concorso nazionale di Miss Mona Lisa. Siamo all'ultima serata per quanto riguarda le selezioni regionali e questa sera scopriremo quali sono le ragazze del Piemonte che andranno al concorso nazionale. Siamo insieme a Carmen Constantin, che è l'organizzatrice per quanto riguarda il TAP del Piemonte. L'ultima serata, Carmen, stasera? Buonasera, sì, è l'ultima serata, una serata molto importante perché è la finale regionale Piemonte del concorso nazionale Miss Mona Lisa Italia. Il patron Cesare Morgantini e io la responsabile del Piemonte. Quante sono le ragazze che quest'anno concorreranno per questa finale regionale? Allora, le ragazze in finale nazionale ci saranno 40 da tutta l'Italia, quindi Sicilia, Sardegna e tutta l'Italia, tutte le altre regioni. Quindi io spero con tutto il cuore che magari stavolta e quest'anno una delle mie ragazze potrei portare la corona in Piemonte, sarei molto felice. E invece per quanto riguarda questa sera, questa tappa qua del Piemonte, le ragazze quante sono che concorrono stasera? Le ragazze stasera sono 13, due di loro hanno già la fascia per la finale e abbiamo la vincitrice della seconda tappa che anche lei va direttamente in finale, quindi ci sono tantissime fasce quasi per tutte le ragazze. E speriamo che tutte prendano un qualcosa e vengano in finale nel 15 e 16 di settembre. Dove verrà fatta la finale nazionale? La finale nazionale si terrà a Gabice Mare, a Pesaro, in una bellissima location che da ben, se non sbaglio, 13 anni la fanno sempre là. È un bellissimo location. E sono tutti contenti, tutti quelli che arrivano là sono molto contenti di questa cosa. Carmen, io ti faccio un in bocca al lupo per questa sera e speriamo che sia la vincitrice nazionale una delle ragazze del Piemonte. Grazie, anch'io spero con tutto il cuore, auguro a tutte le ragazze in bocca al lupo e speriamo di portare a settembre la corona in Piemonte. Quanto è importante un bel make-up per una Miss? Per valorizzare la ragazza è importante, cioè io come dico sempre non vado a cambiare la ragazza ma solo a sottolineare la loro bellezza naturale. Ci sono delle difficoltà nel tuo lavoro? Sì, per soddisfare la clientela, cioè le ragazze. E le ragazze sono sempre contente? Sempre di sì. Sì. E invece come è andata in giuria? Ti sei divertita in questo ruolo nuovo di giurata? Sì, mi sono divertita tanto. È difficile scegliere la più bella? Sì, è vero, perché comunque sono tutte belle, giovani, e vorrei che tutti vincono. Dai, però questa sera ce l'avete fatta. Sì, assolutamente. Grazie Stella. Grazie a voi. Ed abbiamo recuperato altri giurati di questo concorso importantissimo. Nicola Palmese, giurato principale di questa kermesse. Sì, anche stasera è andata, sono stato già presidente per le sfilate di Carmen, sempre belle, eleganti, fiori da tutte le parti. Ragazze bellissime, 13 ragazze belle che non hanno solo sfilato ma è uscito fuori anche il lato interpretativo, quindi anche soltanto sfilare da emozioni. Ci saranno delle future attrici secondo te tra queste ragazze? Io inizierò un corso di recitazione martedì 19, tante mi hanno contattato, io penso di sì perché sono tutte giovani, 18-19 anni, quindi non è che si nasce attore ma ci si diventa con il lavoro, l'esperienza e le prove dure sul set e sul teatro, quindi ben vengano, perché no. Insieme altro giurato, Luigi D'Alessandro, la nostra Esther Cerchio a fianco naturalmente con Kira Fir. Come è andata questa giuria, questo concorso? Sì, è stato bello partecipare, ringrazio appunto anche la Carmen che ci ha invitato e devo dire che è stato, come detto prima, difficile scegliere perché le ragazze erano tutte bellissime, coraggiosissime, bravissime. E gli faccio veramente tanti auguri. Sono d'accordo con Nicola che alcune ragazze hanno delle potenzialità per intraprendere la carriera cinematografica, magari anche studiando, soprattutto perché bisogna studiare per fare questo lavoro, e secondo me hanno delle potenzialità e possono provarci, anzi devono provarci perché è una bella sensazione.
Quali sono i criteri che hai utilizzato per giudicare le ragazze? Questa è una bellissima domanda. Io ho giudicato molto lo sguardo, perché secondo me una persona che vuole bucare lo schermo ed entrare nel cuore delle persone deve avere uno sguardo che penetra. E c'erano delle ragazze, le ragazze che hanno vinto avevano quello sguardo che dava senso di sicurezza, caparbietà, voglia di emergere, e mi è piaciuto molto. E tu, Esther, hai dato qualche consiglio mentre lui dava le valutazioni? Sì, qualcosa. Io ho detto, infatti, guarda bene il portamento, la camminata, lo sguardo, il sorriso. Ho detto, queste ragazze, alcune hanno dei bei sorrisi, perché magari non sanno proprio stare in passerella con, magari con i tacchi, perché alcune magari neanche li portano nella vita. Però, insomma, sì, qualche consiglio glielo ho dato. Ce l'avete fatta. Sì. Grazie, ragazzi. Grazie. Li ho supportati, voi, tutti e due, dai. Regina Guasco Atelier qui a Miss Mona Lisa dalla Torino Fashion Week, che abbiamo ammirato in passerella i vostri meravigliosi abiti, e vi abbiamo ritrovato molto volentieri anche qui a Miss Mona Lisa. Grazie mille, è una collezione davvero bella che si ispira alla sensualità femminile e spero che sia piaciuta a tutti. Come nascono i vostri abiti? Allora, Regina, che come si sarà potuto ben sentire è brasiliana, ha una visione del come fare un abito, della sensualità di un abito, che è un po' diversa da quella italiana. Lei crea di notte, nel senso che quando io so che lei sta creando un abito nuovo, quando di notte lei si rigira, magari si alza, prende un foglio di carta e prende appunti. Quindi lei si sogna un abito e poi lo crea, quindi nasce proprio da dentro. Di preciso non saprei dare una spiegazione migliore, scusatemi, ma è quello che io vedo. Regina, quali sono i tessuti e i materiali che ti piace usare maggiormente? Molto la seta, anche il pizzo lavorato, non un pizzo normale, un pizzo in rilievo. E quando è un pizzo normale, io lavoro a mano, ricamo tutto con perline, con strass, lavoro molto con Swarovski, tutto uno a uno fatto a mano. Anche i miei abiti con le rose, sono tutte le rose fatte da me, uno a uno. Oggi abbiamo visto la presentatrice con un abito, che gli abiti di lei sono più di 4.000 perline, una a una fatto a mano da me, não in série, sono io lì alla sera a fare. Beh, un abito molto prezioso. Sì, per me sì, perché è una cosa che nasce da me. E mi piace anche lavorare manualmente, non so quella cosa che è stampata, che è pressa. Mi piace vedere un tessuto. Che io posso fare per ingiorire, fare arricchire aquele abito? E così vado e faccio questo. Che bravi, che bravi. Ecco, che donna veste i vostri abiti? Che tipo di donna, che carattere ha? Ho carattere di Regina. Ho carattere di essere bella, di essere sensuale, di essere vista e ricordata principalmente. Grazie tante, alla prossima. Grazie a voi. E la serata si è conclusa, Carmen, con un grandissimo successo. Allora, com'è andata? Parliamo di classifiche. È andata molto bene e quindi cominciamo con le due già finaliste che hanno preso la fascia in altra edizione, quindi Noemi Fasone e Patrizia Balauri, che loro già erano in finale. Quindi la settima classificata, Miss Fotogenia, Martina Marzocchi, sesta Angelica Botesatu con Miss Stampa Spettacolo, la quinta Miss Fotogenia Deborah Rubato, la quarta classificata Noè Creazioni Gioelli Federica Cena, la terza Miss Pretty Girl Lidia Di Pompa, la seconda classificata Miss Cinema Nero Wines Assia Cangiagello e la numero uno Miss Mona Lisa Roberta Pocafassi.
Ricordiamo quando ci sarà la finale nazionale. La finale nazionale ci sarà in 15 e 16 di settembre, si terrà a Gabicemare, a Pesaro. Saranno due giorni molto intensi dove le ragazze faranno coreografie, faranno tantissime foto e faranno anche delle riprese. Quindi noi incrociamo le dita, speriamo che la vincitrice nazionale di Miss Mona Lisa, perché no, sia una delle fasce che hai dato questa sera, sia una delle nostre ragazze. Certo, come ho detto all'inizio, io spero con tutto il cuore e penso che anche le ragazze di portare la corona in Piemonte e a Torino soprattutto. Io ringrazio Carmen, ringrazio tutti gli amici che ci seguono dal web, da donningamba.com e i telespettatori di GRP.